Ringraziamo tutti e tutte coloro che sono venuti a nome del Circolo Catanese dell'Associazione Italia Ruba. Non c'è da sottolineare che siamo di fronte a uno appuntamento straordinario per Catania, non solo per Catania, perché Areida sta girando molto in queste settimane nel nostro paese, tenendo una fitta e dovunque con grande successo serie di incontri. Io non dico nulla sui temi dell'iniziativa, sarà Maria Merlini a introdurre l'assemblea. Dico solo che noi non possiamo non sottolineare con grande forza il rifiuto che anche questa assemblea e queste iniziative che stiamo facendo rappresentano rispetto al fatto molto grave che è accaduto in questi giorni al Parlamento europeo, dove una risoluzione promossa da alcuni eurodeputati di destra, soprattutto dei paesi dell'Europa centro-orientale, ma che purtroppo ha trovato anche altre adesioni, ha rappresentato un atto vergognoso nei confronti di Cuba. Una risoluzione che, oltre a riprendere tutti i paradigmi più usurati della propaganda statunitense, commette un atto veramente ignobile. Una parte di questa risoluzione attacca direttamente le missioni mediche cubane. Per il nostro paese è veramente, io credo che lo dobbiamo sentire non solo come un'offesa alla verità e a Cuba, ma lo dobbiamo sentire come un'offesa a questo paese che ha ricevuto da Cuba, nel momento più drammatico della pandemia, lo ricordiamo, un aiuto solidale e straordinario. Lo stesso aiuto che noi sappiamo Cuba offre a decine e decine di paesi, soprattutto i paesi più poveri, in particolare quelli dell'Africa, ma anche nell'Asia e ovviamente nell'America Latina. Quindi noi pensiamo che dall'Italia, speriamo anche dagli altri paesi d'Europa, emerga un elemento di rivolta, un atteggiamento di rivolta rispetto a questo ennesimo. Purtroppo sappiamo che il Parlamento europeo in questi mesi e in questi anni si è reso protagonista di alcune performance assai discutibili. Ricordiamo tutti la risoluzione sulle equiparazioni fra nazismo e comunismo. Quindi non è nuovo a queste performance, purtroppo il Parlamento europeo, ma credo che proprio questa volta il segno sia stato passato e che debba essere molto sottolineato questo rifiuto di questa risoluzione. E bisogna ovviamente, e anche queste attività dell'Associazione Italia Cuba, premere sul governo italiano perché prenda posizione chiaramente, anche perché ci sono nei prossimi giorni degli appuntamenti internazionali molto importanti anche in sede ONU rispetto al tema che poi sarà al centro anche della nostra discussione, cioè la lotta al blocheo, la lotta a questo vergognoso atto di guerra che gli Stati Uniti muovono da decenni verso Cuba. Diciamo solo questo, poi appunto ora passo la parola a Maria che ha tanto lavorato, ovviamente non presento Aleida. Ricordo che l'associazione Italia Cuba è attiva a Catania, abbiamo fatto recentemente un presidio e pensiamo che con questa occasione straordinaria molti altri compagni e compagne, amici e amiche solidali con Cuba possono trovare l'occasione di prendere contatto con l'associazione, quindi vi invitiamo caldamente a lasciare i vostri contatti per avere appunto uno sviluppo di un'azione sempre più attiva dell'associazione, che è associazione di solidarietà ma anche associazione di conoscenza della cultura, della realtà sociale cubana, che è una realtà, come sappiamo, ricchissima e assolutamente meritevole di essere conosciuta. Io passo la parola a Maria Merlini, che è la segretaria del Circolo Catanese dell'Associazione Italia Cuba, e vorrei ricordare con piacere e con orgoglio anche che Maria è stata anche, come appartiene al tema della discussione, è stata anche partecipe direttamente nella drammatica realtà di Haiti
di un lavoro insieme alle brigate mediche cubane in una situazione drammatica, e quindi, come dire, ha rappresentato un'esperienza reale che ha collegato l'Associazione Italia-Cuba al lavoro che Cuba fa nel mondo di solidarietà. La parola a Maria, che oltre a introdurre poi gestirà anche la traduzione. Grazie a tutti e a tutte di essere, e un saluto ovviamente ad Aleida. Allora, buonasera a tutte e tutti. Io innanzitutto vorrei iniziare esprimendo la contentezza, la felicità di avere qui oggi Aleida con noi. Molti penseranno perché Aleida è la figlia di Che Guevara, naturalmente anche per questo, ma questa è soltanto una piccolissima parte dell'importanza che per noi ha questa donna, questa compagna, per noi dell'Associazione Italia Cuba, per tutti quelli, penso, che sostengono Cuba, la rivoluzione, e continuano ad essere solidali con Cuba. Lei spesso dice, nelle varie iniziative, quando le dicono suo padre era un mito, lei spesso risponde dicendo no, Che Guevara non era un mito. Non bisogna dire questo, perché il mito è qualcosa di separato dalla realtà. Che Guevara era un uomo, un rivoluzionario, che ha fatto qualcosa, naturalmente non da solo, che ha fatto qualcosa di veramente importante e significativo per la storia, la rivoluzione a Cuba e poi il tentativo di farla anche in altri paesi, fino ad essere assassinato, a venire assassinato in uno di questi paesi. Ed era appunto un uomo, e il fatto di dire che sia un mito, allontanandolo dalla realtà, nasconde invece un fatto molto molto importante, che così come ci è riuscito lui, anche tante altre persone possono riuscirci. E quindi noi dobbiamo semmai vedere Che Guevara come un simbolo, come un esempio, come un esempio di come si possa veramente combattere contro l'imperialismo e contro il capitalismo, e mettere in pratica un tipo di società e di sviluppo diverso. Aleida appunto è la figlia di Che Guevara, ma Aleida è una pediatra molto attiva a Cuba, fa parte naturalmente anche una delle come dire, a capo del centro per la memoria di Che Guevara, ma è soprattutto un'attivista della solidarietà cubana. Prima Luca accennava all'esperienza dei medici cubani. I medici cubani sono presenti da tantissimi anni in moltissimi paesi. Le brigate mediche cubane sono state volute da Fidel Castro tantissimi anni fa, proprio per portare la solidarietà di Cuba soprattutto negli altri paesi in via di sviluppo, ma come abbiamo visto qui a Catania e qui in Italia recentemente, non solo, anche noi italiani, pur non essendo un paese in teoria in via di sviluppo, abbiamo avuto bisogno della solidarietà dei medici cubani nel pieno della crisi dovuta al Covid. E come accennava prima Luca, ed è il motivo principale, il tema principale di tutti gli incontri che sta facendo Aleida in questi giorni, il tema principale che vogliamo trattare è l'assurdità del blocco economico e finanziario imposto da circa 60 anni da parte degli Stati Uniti contro Cuba. Si tratta di un blocco che poi naturalmente spiegherà, farà degli esempi la stessa Aleida per fare capire esattamente come si concretizza. Si tratta di un blocco che ostacola lo sviluppo di Cuba, e che gli Stati Uniti appunto da 60 anni, da quando tentarono prima di rovesciare la rivoluzione cubana con l'invasione della Baia dei Porci, non ci riuscirono, da lì in poi imposero questo blocco cercando di contrastare la rivoluzione cubana. Perché fanno questo gli Stati Uniti? Naturalmente lo fanno in parte perché vorrebbero che Cuba ritornasse ad essere uno stato vassallo dell'imperialismo americano, con tutte le conseguenze dal punto di vista economico. Ma questa è soltanto una piccola parte del perché lo fanno già da 60 anni. In realtà la ragione è molto più importante, molto più grande, perché Cuba non è solo... Cuba in fondo è un paese piccolo, ha solo poco più di 10 milioni di abitanti. Come mai dà così fastidio agli Stati Uniti? Dà fastidio perché Cuba è un esempio. Cuba è l'esempio di come si possa sviluppare un paese che era in condizioni terribili prima della rivoluzione, un paese che si trova in una zona del mondo dove, insomma, non c'è paragone tra la situazione di Cuba e quella di tantissimi altri paesi dell'America Latina. Un esempio di come si possa appunto sviluppare un paese in maniera solidale, pensando agli interessi della collettività e non al profitto economico, in cui vengono messi prima
di tantissimi altri interessi, l'importanza della salute pubblica universale per tutti, l'importanza della formazione che a Cuba non a caso è garantita fino ai più alti livelli in maniera gratuita, perché l'educazione del popolo è importante anche affinché il popolo sappia capire la realtà e difendersi da eventuali attacchi contro la propria situazione. Quindi è per questo che gli Stati Uniti impongono da 60 anni questo blocco, perché cercano di soffocare Cuba come esempio che possa ispirare altri paesi. E fortunatamente Cuba ha ispirato tanti altri paesi in tutti questi anni, soprattutto in America Latina, nonostante le aggressioni continue degli Stati Uniti, anche più recenti, il golpe in Bolivia, il golpe in Brasile, anche quelli che non chiamavano golpe, poi in realtà erano colpi di Stato camuffati da qualcos'altro. Ci hanno provato in tutti i modi e nonostante questo l'America Latina non dappertutto, ma sempre più riesce invece ad affermarsi al di fuori delle logiche del profitto e dell'imperialismo degli Stati Uniti. Ultimo caso, pochi giorni fa, la vittoria di Castillo in Perù, che è diciamo, un avvenimento epocale e che rischia di avere ancora una volta una reazione aggressiva da parte degli Stati Uniti. E quindi la solidarietà internazionalista di Cuba che si manifesta in moltissimi paesi. Prima accennava Luca al fatto che io stessa ho avuto la fortuna in prima persona di collaborare con i medici cubani ad Haiti sia dopo il terremoto, quando gli Stati Uniti inviavano i Marines per aiutare, Cuba inviava medici. E poi l'anno successivo, nel 2011, quando già era scoppiata l'epidemia di colera, Cuba inviò tantissimi medici specializzati per aiutare il popolo di Haiti, dove in tantissimi paesini, zone rurali di Haiti, l'unica presenza medica era quella dei medici cubani, dove non c'era nessun ospedale con medici locali, c'erano solo i medici cubani. E questo è un fatto importante da ribadire. Quello che ci teniamo a fare come Associazione Italia Cuba è non solo la solidarietà concreta nei confronti di Cuba, ma anche fare sapere il più possibile alle persone qual è la situazione reale di Cuba. Poi ovviamente ce ne parlerà tra pochissimo Aleida. E quindi sfatare tutti questi luoghi comuni, queste informazioni false che esistono su Cuba. Luca faceva l'esempio della risoluzione che c'è stata qualche giorno fa nel Parlamento europeo. E quindi, insomma, tutte cose che per noi sono molto molto importanti. A questo io tra poco darò la parola ad Aleida, perché ovviamente è la cosa più importante di questa sera e penso che tutte vogliate sentire cosa lei ha da dirci. Cercherò di tradurre nel modo più fedele possibile, poi naturalmente siete liberi di fare domande o interventi. Vorrei però informarvi di una cosa prima che si continui con il dibattito. Proprio perché Italia Cuba vuole sostenere Cuba nel modo più concreto possibile, anche stasera portiamo avanti un'iniziativa di solidarietà. Allora, probabilmente sapete, ce ne parlerà meglio Aleida, che a Cuba, dove appunto c'è un polo scientifico molto avanzato, hanno sviluppato già 5 candidati vaccini, candidati cioè all'approvazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ben 5. E 2 li stanno già usando per vaccinare la popolazione e quando avranno superato anche la terza fase e saranno definitivamente approvati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, molti di questi vaccini andranno nei paesi in via di sviluppo e quindi ci saranno moltissime zone del mondo a partire dall'Africa dove non possono permettersi i vaccini che invece stanno facendo qui seguendo soltanto le logiche del profitto perfino in una situazione di pandemia, lì gli unici vaccini che arriveranno probabilmente saranno quelli cubani. A causa del blocco però una cosa che manca purtroppo a Cuba sono le siringhe, perché per via del blocco devono fare talmente tanti giri per evitare le sanzioni degli Stati Uniti per comprarle che il costo delle siringhe viene aumentato di circa 10 volte. Allora un po' dappertutto in tutta Italia Cuba sta facendo una raccolta di fondi per comprare le siringhe per Cuba e in questo modo non si aiuta solo Cuba ma si aiutano tantissimi altri paesi in via di sviluppo e si contribuisce a questa solidarietà. Questa sera noi abbiamo una cassettina lì dove c'è il banchetto dell'Associazione Italia Cuba e quindi chi volesse può contribuire direttamente qui. Io adesso do la parola ad Aleida.
que los dos compañeros que me han precedido han hablado claro del asunto. Me queda solo hacer algunas anotaciones. Dice che pensa che i compagni che hanno parlato già prima abbiano già spiegato in maniera chiara qual è il tema che, appunto, di cui stiamo trattando stasera. Lei quindi aggiungerà soltanto tutta una serie di note. Por ejemplo, Italia-Cuba come organizzazione, immediatamente che supo che necessitavamo jeringuilla per poter inyectar a nostra popolazione y otras poblaciones hermanas, se movilizó para buscar fondos para comprar estas jeringuillas. Per esempio, il fatto che Italia Cuba, non appena ha saputo che a Cuba c'era questa difficoltà di reperire le siringhe, si è subito attivata per raccogliere fondi per poter comprare queste siringhe che serviranno al popolo cubano e anche agli altri popoli fratelli. Un compañero de la asociación que está en este momento en Brasil dijo: bueno, yo no voy a mandar al fondo, yo voy a mandar directamente jeringuillas a Cuba, desde Brasil. Per esempio, un compagno che si trova in questo momento in Brasile ha detto: allora, io non manderò fondi, manderò a questo punto direttamente le siringhe per aiutare Cuba. Fue a la empresa en Brasil que él sabía que estaba vendiendo jeringuillas, le dice que necesita tanta cantidad y que tiene el dinero para pagarla, y la empresa le dice: cómo no, eso está hecho, ¿a dónde van las jeringuillas? Cuando él le dice: para Cuba, la empresa le dijo: no, no tenemos jeringuillas. E allora, trovandosi in Brasile, si rivolse ad un'azienda che produce siringhe e ha detto: vorrei acquistare una certa quantità di siringhe. E loro hanno risposto: sì, certo, non c'è nessun problema. Poi però hanno chiesto: dove vanno le siringhe? E le siringhe vanno a Cuba, ha detto questo compagno. E loro hanno risposto: ah no, ci dispiace, allora non possiamo vendergliele. Con il dinero in la mano non le vendono la jeringuilla perché è para Cuba. Ese es el efecto real y directo del bloqueo de Estados Unidos. Pur avendo questo compagno i soldi in mano, pronto per pagarle, loro non gli hanno venduto queste siringhe. Questo è un esempio, uno degli effetti concreti, delle conseguenze concrete del blocco imposto dagli Stati Uniti. Perché? Perché il governo di Estados Unidos detecta che questa empresa mandò jeringuilla direttamente a Cuba e o cierra la empresa directamente porque puede que tenga capital de Estados Unidos, se lo retira, o le dice a la empresa que ninguno de sus productos serán comerciados con Estados Unidos. La empresa no puede darse ese lujo, por tanto no hay negocio con Cuba. Quindi, una volta che gli Stati Uniti vengono a sapere che questa empresa ha venduto le siringhe a Cuba, cosa fanno? Praticamente questa impresa potrebbe essere costretta a chiudere se ha dei capitali negli Stati Uniti, perché verrebbero immediatamente bloccati, o anche se questa impresa non avesse dei capitali negli Stati Uniti, comunque Cuba impedirà, comunque gli Stati Uniti impediranno a questa azienda di commercializzare i suoi prodotti con gli Stati Uniti, e naturalmente molte aziende non possono permettersi questo lusso e quindi preferiscono non vendere prodotti a Cuba. Eso es un ejemplo. Pongamos uno más cercano a ustedes que ocurrió hace algunos años ya. Yo estaba en Roma en ese momento en nuestra embajada cuando el embajador recibió la copia de una carta que el gobierno de Estados Unidos había emitido al dueño de la Ferrari en aquel momento. Ferrari. Adesso ci fa un esempio, come dire, più vicino a noi italiani. Qualche anno fa lei si trovava a Roma, si trovava all'ambasciata cubana a Roma, ed era lì presente quando l'ambasciatore ricevette una lettera da parte degli Stati Uniti. No, del dueño della Scusate, Ferrari. Ricevette una lettera da parte del proprietario dell'epoca della Ferrari. Perché il signor aveva ricevuto una carta del governo degli Stati Uniti. Del gobierno de Estados Unidos, porque Cuba había intentado hacer un comercio con la Ferrari para comprar motores de camiones. Cuando existía la Unión Soviética, nosotros teníamos camiones soviéticos. Al desaparecer el campo socialista europeo,
esos camiones eran muy consumidores de petróleo. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un motor que pueda adaptarse y que sea menos consumidor. Praticamente gli Stati Uniti, il proprietario della Ferrari aveva ricevuto una lettera dagli Stati Uniti perché gli Stati Uniti erano venuti a sapere che Cuba si era rivolta alla Ferrari per acquistare dei motori naturalmente non per le macchine ma per i camion. Fino a quel momento Cuba aveva sempre comprato questi motori dall'Unione Sovietica. Stiamo parlando però del periodo in cui il campo socialista non c'era più, l'Unione Sovietica non c'era più, e quindi loro avevano bisogno di comprare questi motori. Quelli vecchi consumavano troppo petrolio e avevano pensato, proviamo a cercare dei motori che consumino meno benzina. Stavamo parlando così, no? Intentando fare il negozio, e l'FBI lo detecta e le manda una carta in perfetto italiano al dueño della Ferrari che decía: si usted mantiene relazioni economiche e commerciali con Cuba, ni usted ni su familia podrán volver a tocar territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Allora, praticamente ricevettero questa lettera, una lettera dell'FBI che diceva: siamo venuti a sapere che avete intenzione di avere questi rapporti commerciali con Cuba. Se andrete avanti e se effettivamente farete del commercio con Cuba, voi e le vostre famiglie non potrete più mettere piede negli Stati Uniti. Tenía un puntico y aparte, y el próximo párrafo decía: si usted mantiene relaciones económicas y comerciales con Cuba, ninguno de sus productos serán vendidos en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. E poi c'era un altro paragrafo che diceva: se voi continuate a mantenere relazioni economiche e commerciali con Cuba, nessuno dei vostri prodotti potrà più essere commercializzato negli Stati Uniti. La comparación entre 11 millones y medio de habitantes con un país de más de 200 millones de habitantes, con un poder per cápita muy elevado, ustedes llegarán a la conclusión de que no hubo negocio. Naturalmente, se voi pensate che Cuba è un paese che ha solo circa 11 milioni e mezzo di abitanti, mentre gli Stati Uniti sono un paese che ha oltre 200 milioni di abitanti, è facile immaginare come si concluse questa vicenda e con chi quindi decise la Ferrari di mantenere relazioni commerciali. Eso es lo que acontece todos los días con relación al pueblo cubano a través del bloqueo. Questo è quello che succede tutti i giorni al popolo cubano, le conseguenze del popolo cubano dovute a questo blocco. Llega a los extremos más ridículos del mundo, pero que son hirientes para un pueblo. Por ejemplo, en una competencia internacional de niños, gana un premio, entre los tres primeros premios queda un niño cubano. La UNESCO le da una cámara fotográfica a los otros dos, al de Cuba, dice que no puede dárselo por el bloqueo. E si tratta di un blocco che a volte arriva ad avere delle conseguenze davvero assurde. Per esempio, qualche anno fa c'è stato un concorso internazionale di bambini, un bambino cubano arrivò tra i primi tre, il premio sarebbe dovuto essere una macchina fotografica regalata dall'UNESCO, e però l'UNESCO non potette dare consegnare questo premio al bambino cubano perché appunto altrimenti gli Stati Uniti l'avrebbero bloccato. Il maggior porcento del dinero che riceve le Nazioni Unite, incluyendo la UNESCO, viene de la banca de Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, no podía entregar un regalo directo a un niño cubano. La mayor parte de la contribución económica que arriva all'UNESCO, natura delle Nazioni Unite in generale, è degli Stati Uniti, viene dagli Stati Uniti, e quindi naturalmente l'ONU non poteva permettersi di dare questo premio a Cuba. Esas son las cosas que pasan por el bloqueo. Hablar de él es relativamente fácil, pero vivirlo es una cosa bien diferente. Queste sono le cose che succedono a causa del bloqueo, del blocco. Parlarne è relativamente facile. Viverlo sulla propria pelle è una cosa molto, molto diversa. Cuba, como ustedes saben, es una sociedad socialista. No es perfecta. Todos los días nosotros cometemos errores. Porque esa sociedad socialista está hecha por hombres y por mujeres,
Por tanto, es lógico que se cometan errores. Lo importante es aprender de esos errores, superarlos y seguir avanzando. Y eso es lo que Cuba intenta hacer. Come voi sapete, è un paese socialista. Naturalmente si commettono degli errori tutti i giorni, perché è un paese socialista fatto da uomini e donne, e gli uomini e le donne commettono degli errori, però quello che loro cercano di fare è imparare da questi errori per migliorare sempre di più la società. Ora, in un pueblo bloccato come Cuba, come logramos hacer cosas importantes, cosas útiles para el pueblo? Nuestro comandante en jefe desde el primer momento del triunfo de la revolución dijo que, primero, Cuba tenía que ser un pueblo culto, porque solamente siendo un pueblo culto podemos ser libres. Así nadie nos manipula, nadie nos utiliza, nadie nos engaña. Allora, un paese come Cuba, sotto appunto il blocco, contrastato dal blocco economico degli Stati Uniti, come può svilupparsi, come può andare avanti? Fin dall'inizio, fin da subito dopo la rivoluzione, il comandante in capo disse che una cosa importantissima era che il popolo fosse educato, fosse formato, perché solamente un popolo formato, educato, quindi con la formazione, può essere un popolo libero. Ora, ese pueblo educado también necesita ser un pueblo sano, un pueblo fuerte, para que pueda construir, para que pueda enfrentar la vida. Por eso la salud tiene que ser un derecho del ser humano. No se puede lucrar con la vida de un ser humano, es gratuito el servicio. Un'altra cosa importante es que el popolo debe essere anche sano. Perché appunto solamente un popolo sano può costruire, può affrontare la vita, e quindi per questo motivo fin dall'inizio si è detto che a Cuba la sanità doveva essere garantita a tutti e non qualcosa su cui lucrare. Desde el primer momento Fidel Castro dijo: este pueblo tiene que tener hombres y mujeres capaces de crear, capaces de pensar y poder hacer cosas útiles para su pueblo. Y ahí surge el polo científico cubano. Fin dall'inizio Fidel Castro disse: gli uomini e le donne di Cuba devono essere capaci di creare, pensare, fare cose utili, fare cose utili per il proprio popolo, per il proprio paese. E quindi proprio per questo motivo venne creato il polo scientifico cubano. Uno de los principios de la Revolución Cubana desde el primer momento es ser internacionalista. Por eso formamos a nuestros jóvenes con ese concepto de que patria es humanidad. Uno dei principi della rivoluzione cubana è che il popolo deve essere anche internazionalista. Per questo da sempre si cerca di formare il popolo, si cercano di formare i giovani a questo concetto, in modo appunto che siano anche loro internazionalisti e solidali. Ora, se ustedes ven il folclore cubano, con chi sta formato? Un personaje che è el español, in questo caso il dueño de las bodegas donde se vendían los alimentos. Después está el chino, que llega en algunas épocas a Cuba, a nuestro país, y se hace dueño de las tintorerías. Por tanto, él es otro personaje del folclore. Y por último, encontramos a un personaje muy, muy masivo, que es el negro africano, que no era dueño de nada. Estos tres culture mezclate fanno la cultura cubana. Allora, nel folklore, nella cultura popolare cubana ci sono tre, diciamo, categorie di personaggi. Ci sono gli spagnoli, che appunto solitamente erano proprietari di botteghe, poi dopo, in un certo periodo storico, arrivarono anche gli asiatici, che tradizionalmente poi aprivano solitamente delle tintorie, e poi un altro personaggio sono i neri africani, che vennero portati lì come schiavi, che invece non erano proprietari di nulla. Questi erano generalmente le tre
categorie della cultura popolare cubana che formavano il popolo cubano. Por tanto, ¿cuándo fue la primera brigada médica cubana? ¿Dónde fue? En 1963 parte la primera brigada de médicos cubanos para Argelia, para un poco devolver al continente africano lo que había hecho por nuestro pueblo. E allora, quando si formò la primissima brigata medica cubana nel 1963, dove andò a praticare la propria solidarietà? Andò in Algeria, per avere modo di restituire un poco al continente africano quello che Cuba aveva ricevuto. A partir de ese momento, todos los médicos cubanos saben en su formación que pueden y deben servir a cualquier hombre y mujer en cualquier parte del mundo. Esa es parte de nuestra profesión. A partire da quel periodo tutti i medici cubani sanno che è parte del loro lavoro quello di servire il popolo anche negli altri paesi. Questo è parte del loro lavoro e della loro formazione. En este sentido hemos ido formando una nueva generación que cumple con muchísimo amor estas tareas fuera de Cuba. E quindi si è andata formando una nuova generazione che con moltissimo amore e sentimento ha compiuto, ha messo in pratica questo compito fuori da Cuba. Siempre hemos dicho que la solidaridad no es dar lo que sobra, es compartir lo que tenemos. Abbiamo sempre detto che la solidarietà non è dare quello che avanza, ma condividere quello che abbiamo. Y por eso es que aún teniendo COVID en Cuba, aún teniendo dificultades para poder controlar la enfermedad, muchos de nuestros médicos han estado por lo menos en 50 países del mundo tratando de controlar la enfermedad o ayudar a controlarla. Ed è proprio per questo motivo, seguendo questo principio, che durante la pandemia di COVID, nonostante anche lo stesso popolo cubano soffrisse sulla propria pelle questo problema di dover contrastare la pandemia, nonostante questo hanno deciso di mandare i medici cubani a contrastare il COVID anche negli altri paesi e hanno mandato le brigate mediche cubane in circa 50 paesi. Eso realmente nos hace sentir un pueblo muy, muy capaz, porque la solidaridad no es solamente útil para el que la recibe, la solidaridad es muy útil para quien la practica. E questo ci fa sentire un popolo davvero molto molto capace, perché la solidarietà non è utile solo per chi la riceve, è utile anche per chi la pratica. Esto es algo que practicamos todos los días nosotros. Les repito que somos un país bloqueado económicamente por Estados Unidos, amenazado todos los días. Hace muy pocos días el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva restricción financiera sobre Cuba, impidiendo que Cuba pueda utilizar el dólar para cualquier tipo de negociación en el mundo. Y desgraciadamente ustedes saben que esa es la moneda que reina desde el punto de vista comercial. E quindi questo della solidarietà è un principio che noi mettiamo in pratica tutti i giorni. E ribadisco ancora una volta che noi siamo un popolo sotto questa minaccia, questo attacco del blocco economico e finanziario degli Stati Uniti, che si è reso ancora più acuto negli ultimi giorni. Proprio qualche giorno fa, infatti, il governo americano ha imposto una nuova, ulteriore sanzione finanziaria, impedendo a Cuba di commercializzare con gli altri paesi utilizzando il dollaro. E come voi capite bene, questo è un problema perché purtroppo la moneta più utilizzata negli scambi commerciali è proprio il dollaro. El 23 de junio Cuba volverá a presentar en Naciones Unidas la petición del cese del bloqueo. Il 23 giugno, quindi tra pochissimi giorni, Cuba presenterà per l'ennesima volta ad un'assemblea delle Nazioni Unite una risoluzione per chiedere la condanna e la cancellazione del blocco economico contro Cuba. En todos estos años, las Naciones Unidas casi masivamente han condenado el bloqueo, excepto dos países que se mantienen siempre, Estados Unidos e Israel. In tutti questi anni, tutte le volte che Cuba ha presentato questa risoluzione, è stata sempre appoggiata dalle Nazioni Unite, da quasi tutti i paesi, tranne due, guarda caso, gli Stati Uniti e Israele.
El 23 de junio seguramente va a ocurrir algo por el estilo. La mayor parte de los países votarán a favor de Cuba, pero se mantiene la ley del bloqueo. Por eso fue muy grato, de verdad, para mí anoche recibir la noticia de que hay una pequeña cooperativa de campesinos de esta región que se niegan a comerciar con Estados Unidos por solidaridad con Cuba. Eso es realmente muy hermoso. E allora, è facile immaginare che anche questa volta, il 23 giugno, accadrà la stessa cosa, cioè che quasi tutti i paesi voteranno a favore della cancellazione del blocco economico, tranne Stati Uniti e Israele. Però lei è molto contenta perché ieri, questo lo aggiungo io, c'è stato un dibattito ad Adrano per l'inaugurazione del circolo, del nuovo circolo Italia-Cuba di Adrano, è intervenuto un compagno di una cooperativa agricola di Catena Nuova e ha spiegato che loro invece, proprio per opporsi come forma di opposizione al blocco economico degli Stati Uniti contro Cuba, hanno deciso di, tra virgolette, bloccare invece per i loro prodotti gli Stati Uniti, cioè si rifiutano di commercializzare, di vendere i loro prodotti negli Stati Uniti. Esto realmente es muy refrescante, ¿verdad? Porque en una sociedad como esta donde ustedes viven, que prácticamente consume a la gente, que se mantengan seres humanos con esa fuerza, con esa vitalidad, es realmente muy esperanzador. Dice questo è stato un fatto per lei, un sollievo, insomma una cosa incoraggiante, perché in una società come quella odierna in cui regna il consumismo e si cerca di consumare sempre più gli esseri umani, invece ci sono ancora delle persone coraggiose e forti che cercano di opporsi a questo sistema. In generale Cuba, come parte del terzo mondo, necessita moltissimo, moltissimo della solidarietà. Necesita muchísimo del apoyo de los pueblos de este llamado primer mundo. In generale Cuba come paese del terzo mondo ha davvero molto molto bisogno di solidarietà, soprattutto di solidarietà da parte di questi paesi cosiddetti del primo mondo. Pero nosotros estamos un poco preocupados por ustedes. Però siamo un po' preoccupati per voi. Porque en los últimos tiempos hemos notado cómo se va privatizando a pasos agigantados, por ejemplo, la salud pública. Porque, por ejemplo, sobre todo en el último periodo, hemos visto cómo se va privatizando siempre de más la sanidad pública. También la educación. Y también la formación. El derecho de los trabajadores por 8 horas diarias de trabajo. O il diritto dei lavoratori di lavorare 8 ore con un lavoro degno. In questa parte della umanità surgirono i movimenti obreros più forti che pudieron e lucharon per esos obiettivos. Proprio in questa parte del mondo, questa parte dell'umanità, sono nati i movimenti operai che lottarono proprio per l'affermazione di questi diritti. Dove stanno? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que han permitido que se pierdan esos derechos? ¿Dónde están adesso questi movimenti? ¿Qué cosa è successo? ¿Cómo es posible que abbiano potuto permettere que accadesse tutto questo? Realmente estamos preocupados porque nosotros necesitamos de la fuerza de ustedes como pueblo. Siamo davvero preoccupati perché noi, anche noi abbiamo bisogno della forza del vostro popolo, anche per noi. Estamos preocupados también porque han demostrado en estos últimos años tener una memoria muy, muy delgada, una memoria muy frágil como pueblo. Siamo preoccupati anche perché, soprattutto negli ultimi anni, il popolo italiano ha dimostrato di avere una memoria molto, molto corta. Perché hay tantos apellidos en Argentina o in Brasil che sono italiani? Perché? Perché in Argentina ci sono tanti cognomi che sono italiani? Perché durante muchos años hubo una gran emigración del pueblo italiano a nuestro continente. Perché per tanti anni c'è stata una grande emigrazione del popolo italiano verso il loro continente, verso il continente americano. Y la emigración no era porque los italianos quisieran dejar Italia, sino porque tenían hambre. Y fueron a buscar
comida y trabajo a otro continente. La causa di questa emigrazione non era che gli italiani volessero lasciare l'Italia, ma era perché gli italiani avevano fame e quindi andavano in un altro continente per cercare lavoro e vivere meglio. Y años después, este continente sufre dos guerras mundiales. Por tanto, muchas familias emigraron saliéndose de la guerra, huyendo de la muerte. E tra l'altro in questo continente ha subito due guerre mondiali e naturalmente anche a causa di queste guerre tantissime persone sono scappate dal loro paese e se ne sono andate in altri paesi, in altri continenti. Oggi hay una gran emigración hacia Europa de esos países del llamado tercer mundo. Y esa emigración viene buscando trabajo, buscando comida para su familia o simplemente huyendo, escapando de una guerra. Oggi c'è una grande emigrazione verso il continente europeo da parte dei paesi del cosiddetto terzo mondo e questa emigrazione avviene proprio perché le persone che vengono qui vengono a cercare cibo, lavoro o semplicemente scappano dalle guerre. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos como pueblo ante esa emigración? E quindi noi come popolo cosa facciamo di fronte, come ci comportiamo di fronte a questa emigrazione? La única manera que hay para frenar esa emigración es provocando proyectos sociales y económicos de desarrollo en los países de donde proviene esa emigración. L'unico modo per diminuire l'emigrazione è creare dei veri progetti di sviluppo in questi paesi da cui viene questa emigrazione. O teniendo la fuerza suficiente como pueblo para frenar que los gobiernos europeos sigan sosteniendo económicamente esas guerras de rapiña en el Medio Oriente y en África. Oppure avere la forza come popolo di contrastare questi governi europei che invece finanziano e scatenano sempre di più queste guerre. Entonces, ¿cómo pueden lograr ustedes hacer esto por nosotros si non sono capaci di luchare per i propri diritti? E quindi come potete voi aiutare noi se non siete capaci di lottare per il vostro stesso popolo e per i vostri stessi diritti? Por eso estamos muy preocupados. Necesitamos de ustedes, necesitamos de esa fuerza, pero esa fuerza solamente se ottiene attraverso la unità del popolo. Per questo siamo molto preoccupati. Noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra forza, ma questa forza si ottiene soltanto se c'è l'unità del popolo. Hay palabras que se van olvidando. Una de ellas muy simple es el respeto. El respeto a cualquier ser humano. Ci sono alcune parole, alcuni concetti che si vanno dimenticando. Una di queste è il concetto del rispetto degli esseri umani. Rispetto sin tener in cuenta ni el color de la piel, ni el sexo, ni la religión, ni siquiera la ideología. Hay que tener respeto a cualquier ser humano para poder escuchar y para poder aprender si es posible. E rispetto che sia a prescindere dal colore della pelle, dalla religione, dall'ideologia, che sia semplicemente rispetto di tutti gli esseri umani e il desiderio di ascoltarli e di apprendere da loro. Tenemos que dejar de pensar en el yo y volver a rescatar el nosotros. Dobbiamo smetterla di pensare all'io e invece ritornare a pensare al noi. Tienen que darse cuenta los hombres y mujeres de esta parte del mundo que no sobreviven sin la otra parte del planeta. Gli uomini e le donne di questo paese, di questa parte del mondo, devono rendersi conto che non possono sopravvivere senza gli uomini e le donne dell'altra parte del pianeta. Ese dulce fantástico que hay aquí en la Sicilia, que tiene ese chocolate metido dentro, en el pancito ese. Panzerotto. Dice questo dolce magnifico che avete qui in Sicilia e che l'ha mangiato stamattina a colazione. Sarebbe l'iris, quindi questo pane fritto con dentro tanto cioccolato. De dónde viene ese chocolate? Da dove viene questo cioccolato? Porque ustedes no cultivan cacao. Perché voi qui non si coltiva il cacao. Viene
de África, viene de América Latina, viene del Caribe. Viene dall'Africa, viene dall'America Latina, viene dai Caraibi. ¿De dónde es ese café que tanto le gusta a ustedes? Questo caffè che vi piace tanto, da dove viene? Non si coltiva qui. Non hay aquí. Tiene que traerlo de África, de América Latina, del Caribe y de Asia. Non si coltiva qui il caffè, bisogna portarlo qui dall'America Latina, dall'Africa, dall'Asia. ¿Y qué me dicen del famoso petróleo? E che mi dite del famoso petrolio? ¿De dónde viene? ¿Ustedes se imaginan que de pronto nosotros digamos, basta, tienen que comprar esto al precio justo para nuestro pueblo? O simplemente decir, no, ahora vamos a comernos nosotros estas cosas y a ustedes no le vamos a dar nada. Che cosa, da dove viene tutto questo? Cosa succederebbe se un giorno questi popoli dicessero basta, adesso potete comprare tutto questo soltanto al prezzo giusto, oppure se dicessero basta, la smettiamo di darvi questi prodotti? È una cosa impensabile, ¿verdad? Pero podría ocurrir. Y entonces, ¿qué pasaría con la vida cotidiana de ustedes? È una cosa assolutamente impensabile, però potrebbe succedere. Allora cosa succederebbe nella vita quotidiana di tutti se questo accadesse? Ustedes se imaginan eso? Sin su chocolate, sin su café, sin su petrolio, eh? Vi immaginate di poter stare senza il vostro caffè, senza il vostro cioccolato, senza il vostro petrolio? Piensen en eso. Piensen. ¿Qué vamos a hacer para evitar que ese momento llegue? Pensateci, cosa possiamo fare per evitare che arrivi questo momento? Tenemos que hacer verdaderos puentes de solidaridad entre nuestros pueblos. Dobbiamo costruire dei veri ponti di solidarietà tra i nostri popoli. Y otra vez hace falta la fuerza del pueblo. E ancora una volta c'è bisogno della forza del popolo. ¿Y cómo vamos a tener esa fuerza del pueblo? La famosa democracia. Que viene de los griegos, de la palabra demos, que significa poder de pueblo. ¿Dónde está ese poder de pueblo? ¿Dónde está? E come facciamo ad avere questo potere del popolo? La famosa parola democrazia che viene dal greco che vuol dire potere del popolo. Dove sta questo popolo, questo potere del popolo? Aquí viene uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad. La desinformación en que vivimos. E quindi veniamo a uno dei problemi più grandi che tiene la nostra, che ha la nostra società, la disinformazione, la totale disinformazione in cui viviamo. Le pongo un esempio simple. Io non mi acuerdo se era Rai 1, Rai 2 o Rai 3. La verdad es que no le puedo decir cuál de las Rai era, ¿no? Pero en una ocasión que yo estaba en el norte de Italia, vi imágenes de una policía con agua a presión contra estudiantes, y abajo decía que eso estaba ocurriendo en Caracas, Venezuela. Fa un esempio, un po' di tempo fa, visto non si ricorda se su Rai 1, su Rai 2 o su Rai 3, delle immagini in cui si vedevano si vedeva la polizia che con le pompe d'acqua attaccava una manifestazione di studenti in Caracas, e c'era scritto sotto che questo succedeva a Caracas. Claro, ustedes no tienen por qué conocer la diferencia de los uniformes de la ejército y la policía latinoamericana, pero yo sí la conozco, y era el ejército colombiano, no era Venezuela. Sin embargo, la RAI decía que ocurría eso en Caracas. Prima per sbaglio ho detto polizia, era l'esercito. Certo, naturalmente voi non c'è nessun motivo per cui dobbiate conoscere, distinguere l'uniforme dell'esercito di un paese o di un altro, ma lei che è dell'America Latina ha visto benissimo che in realtà in quelle immagini la divisa che portavano questo esercito non era quella dell'esercito venezuelano, bensì dell'esercito colombiano. E invece la RAI riportava lì sotto che si trattava dell'esercito venezuelano. Entonces, ustedes pueden creerse eso porque se lo dice su televisión nacional. Es lógico que crean eso, pero no es la verdad. Y ahí vienen los serios problemas de la actualidad.
Naturalmente sì, voi credete a tutto questo perché lo dice la vostra televisione, però no, in realtà la vostra televisione vi sta dicendo qualcosa che non è vero. Y esos son los problemas que estamos enfrentando. E sono proprio questi i problemi che stiamo dovendo affrontare. La desinformación, la manipulación de la información, y nosotros no tenemos cómo llegar entonces a la verdad. La disinformazione, la manipolazione dell'informazione, e quindi naturalmente non si sa come arrivare a conoscere davvero la verità. Por eso tenemos que volver a los verdaderos puentes de solidaridad entre nuestros pueblos. Los gobiernos vienen y se van, los pueblos siempre somos los mismos. È per questo che dobbiamo tornare a costruire ponti di solidarietà tra i nostri popoli. I governi vanno e vengono, cambiano, invece il popolo è quello che c'è sempre. Y siempre tiene que haber el respeto para poder dialogar, para poder preguntar, para poder saber qué es lo que está pasando realmente. E deve sempre esserci rispetto reciproco e rispetto nel chiedere, ad esempio, cos'è quello che sta accadendo veramente. Algo muy importante es la claridad de los movimientos que se llaman de izquierda, la transparencia, la ética revolucionaria no puede faltar nunca eso entre nosotros, nunca. Una cosa che non può mai mancare è la chiarezza, la trasparenza, la etica dei movimenti rivoluzionari di sinistra. Questa è una cosa che non può assolutamente mancare. Se noi non abbiamo trasparenza e etica, il pueblo non crede entonces in noi. Se noi non abbiamo trasparenza ed etica, naturalmente il popolo non può credere in noi. E le dico di verità, sinceramente, que la gente está cansada de escuchar cosas. Lo único que la gente cree sin tocar son las religiones. Lo demás necesita palparlo, necesita sentirlo. E vi dico con tutta sincerità che la gente è stanca di sentire soltanto parole. Le uniche cose che si credono senza toccarle è la religione. Mentre invece per tutto il resto il popolo ha bisogno non solo di sentire ma di toccare concretamente. Por eso cuando se cierra una fábrica, ahí al lado de los trabajadores tiene que estar la izquierda. Cuando un campesino es desalojado de sus tierras o simplemente explotado por un patrón criminal, ahí tiene que estar la izquierda. Ad esempio, quando si chiude una fabbrica, lì accanto ai lavoratori deve esserci la sinistra. Quando un contadino viene cacciato dalla sua terra o sfruttato dal suo padrone, lì deve stare la sinistra. Si nosotros no nos hacemos sentir, si el pueblo no nos identifica, no existimos. Se noi non ci facciamo sentire, se il popolo non ci riconosce, noi non esistiamo. Entonces no nos podemos dar el lujo de separarnos por pedacitos. Tenemos que buscar objetivos comunes para unir fuerza y poder cambiar esta realidad. Per questo non possiamo permetterci il lusso di dividerci in tanti piccoli pezzetti. Dobbiamo invece trovare la forza di unirci e lottare davvero per cambiare questa società. Buscando obiettivi comuni. Cercando obiettivi comuni. Entonces, compañeros, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchos problemas que solucionar, pero tenemos que comenzar a movernos ya. No podemos permitir que esta pandemia se lleve a tantos seres humanos y no deje algo de enseñanza para los que quedamos. No podemos permitir que esta pandemia no nos muestre dónde hemos fallado y dónde tenemos que unir fuerza para superar esos problemas. E quindi, compagni, ci sono tante cose che dobbiamo fare, tanti problemi da risolvere. Non possiamo permettere che questa pandemia uccida così tante persone e non ci lasci un insegnamento, che non ci serva per capire in che cosa abbiamo sbagliato.
El pueblo cubano identifica a Italia, al pueblo italiano a través de Italia Cuba, de esa organización que siempre ha estado muy solidaria junto a nosotros. Il popolo cubano riconosce il popolo italiano attraverso l'associazione Italia Cuba, questa associazione che è sempre stata di sostegno, aiuto e solidarietà con Cuba. Por tanto, si Italia Cuba, como organización representante de su pueblo, necesita nuevamente de nuestra solidaridad, nosotros estaremos prestos para servir. Muchas gracias. E quindi se Italia Cuba ancora una volta ha bisogno della nostra solidarietà, noi saremo di nuovo lì per aiutare. Questo lo aggiungo io, naturalmente lo dico perché anche la presenza dei medici cubani che c'è stata in Italia, a Torino e a Crema, è stata in qualche modo anche attraverso la proposta che l'associazione Italia Cuba aveva fatto al governo italiano.